qualche denuncia, però ecco, ormai i soldellini non mi meraviglio più di tanto, ormai tutto è illegale in questa città. E attenzione, ecco, io l'ho detto altre volte e mi piace ripetere, quando si fa una rapina, caro Augusto, non soltanto condannano gli autori della rapina, anche il palo, qui sta fuori a guardare, è complice. Qua isola, perché stanno, e a me non mi piace, io non ho speso mai parole a favore di Enzo Quadrini, però qua lo stanno scaricando tutti quanti, nel senso no, sta fa tutto lui, e no, ci stanno gli assessori, ci stanno vice sindaci, tutto, che stanno con lui, quindi sono complici di quello che sta succedendo ai soldi. Perché non vorrei che un domani, se succedesse qualcosa, io non lo so se succederà o meno, succedesse qualcosa, dicendo noi non c'entriamo nulla, no, sono stati 8 anni insieme a questo personaggio, insieme all'architetto Gemmiti, e quindi sapevano, allora se non, perché due sono due cose, o sono dei cretini o non capiscono nulla, ma se ricoprono cariche politiche, se stanno assieme a Enzo Quadrini, assieme all'architetto Gemmiti, e sono complici di quanto sta accadendo in questa città. Quindi tu dici che anche questa volta non interverrà nessuno? Penso. Non lo so, io so che stamattina il manifesto è stato fotografato ripetutamente anche da qualche organo così, non dico non giudiziario, qualche organo di polizia. Non lo so chi interverrà, fatto sta che c'è una pubblica denuncia non soltanto di Memmo Vitale ma anche di un partito politico. Ripeto, il partito politico non fa. Quanti partecipanti sono a questo concorso? Hanno partecipato circa 110 persone, ma a me quello che mi dà fastidio non è tanto. Perché cioè, le altre 108 persone che sono state prese in giro, insomma, cioè, quello è il dramma. Il dramma qua stiamo giocando sulla pelle della gente, sulle aspettative dei giovani, su gente che non ha lavoro. Anche insomma, perché, scusami se ti interrompo, se tu il sogno non viene indovinato, tu quindi sicuramente quelle due signore, quelle due signorine, come le tue definisci, ti denunceranno, come minimo. Certo. Ma se tu indovini il sogno, e la magistratura questa volta deve intervenire, certo. Stiamo aspettando questo, come sta intervenendo in altre cose, attendiamo questo. Però ecco, quello che voglio denunciare alla pubblica opinione di Sodellini, che in questo paese ormai la legalità non esiste più. Si è costruito, io dalla mia denuncia, non tanto, a me mi dispiace pure per quelle due ragazze, insomma, non è quello il problema. Però che si è costruito un concorso già così. Ma non va di parentela con qualcuno, senza fare nomi. Penso di no, d'amicizia, vecchie amicizie di lavoro con qualche genitore così, parentela penso di no. Però è che si è costruito tutto un concorso per far vincere queste due ragazze, che già penso lavorano al comune, però a tempo determinato. Questo qua sono due posti a tempo indeterminato, come si vuol dire sistemeranno a vita, insomma. Ecco. Però ecco, quello che è grave è che, ecco, un'altra cosa, la pubblica opinione reagisca. Io stamattina così, passando per l'isola, andando a comprare il giornale, ho ricevuto i complimenti e la solidarietà di molte persone, perché la gente ormai a isola non si è abituata a questa solidarietà. E vabbè, però adesso si fa più così apertamente, non si ha più tanto il timore come una volta. Si sa che ormai questo sindaco sta con l'acqua alla gola, diciamo, stiamo un po' alla fine, alla red razionem, quindi come si vuol dire. Quindi stiamo in attesa di eventi, noi continuiamo la nostra azione di denuncia sistematica di tutte le magagne che stanno al comune, continueremo a farlo, certo, è un impegno duro perché fare manifesti di questi, qualcuno mi ha detto anche ma chi te lo fa fare? È una passione per la politica, è una passione, qualcuno dice che è pure una malattia, però ecco, io penso che alla fine il popolo isolano insomma, capirà. Come lei si è battuto sempre per la legalità, insomma. Ma da sempre, io ho avuto l'onore e l'onere di governare questa città per 4 anni, insomma, mai nessun appunto è stato fatto sul mio operato, quindi io posso dire che sia dai banchi dell'opposizione che dalla banca della maggioranza ho voluto bene, perché poi si tratta di volere bene a questa città, chi fa queste cose non vuole bene a questa città, perché ecco, io andare a prendere in giro 108 persone, farle partecipare a un concorso, farli spendere pure qualche soldo di marche da bollo per poi illuderli pure, che ecco, questo qua non si fa, non è dignitoso per nessuno. Memo, noi ascolteremo anche il sindaco su questo, ci darà ci mancherebbe, giusto che sia così, certo, se ci ma non so se si concederà qualche intervista, non lo so, però noi ci proviamo.